Di sicuro avrete sentito parlare dell'amore, ma dubito che siate ferrati sull'argomento della patafisica. Io sto cercando di dedicarmi a questa area di conoscenza assolutamente bizzarra, ma molto interessante. La patafisica è stata definita dallo scrittore Alfred Gerry come la scienza delle soluzioni immaginarie e si presenta sotto forma di enunciati scientifici o filosofici che sicuramente appaiono a prima vista buffi ed ermetici. Le affermazioni della patafisica sono sempre avvolte da un'ironia molto caratteristica, che perlomeno a me piace molto. Talvolta sono giochi di spirito che propongono magari una riflessione molto profonda sui linguaggi e spesso trascrivono una visione altra del mondo. Alfred Gerry dice che invece di enunciare la legge della caduta dei corpi verso un centro, i patafisici preferiscono descrivere la legge dell'ascensione del vuoto verso una periferia. Questo è un po' il tipo di paradosso che possiamo trovare negli scritti patafisici. I patafisici, e qua è il link con la questione amorosa, allo stesso modo degli amanti, io trovo che si inventano restrizioni logiche e un po' claustrofobiche dalle quali poi cercano di evadere mediante un gesto creativo. In pratica sono come dei topi che si costruiscono delle trappole dalle quali poi cercano di scappare. Trappole peraltro sempre più complicate. In amore non si para mai a non soffrire, poiché la sofferenza è solo un elemento spurio, ma anche focale del gioco in corso, che è rappresentato in realtà dalla sfida del continuo recupero dell'affetto messo ogni volta a più dura prova. I perversi giochi degli amanti, potrebbero essere considerati un pochino come tentativi empirici di testare la reale consistenza dell'impalpabile sentimento amoroso, e di conseguenza in quest'ottica perderebbero la loro negatività sadomasochistica, anche se poi di fatto l'hanno. Si potrebbero definire dei crash tests per potersi inconsapevolmente tranquillizzare sulla tenuta del legame presente fra noi e il nostro oggetto di amore. Un legame che è sicuramente perennemente in transito, questo ne siamo tutti consapevoli, trasparente e condannato ad una perpetua trasformazione, per cui non è mai perfettamente riconoscibile e fortemente identificabile. Quindi, cosa fa un patafisico? Che cosa lo contraddistingue di fatto dagli altri esseri umani? Il patafisico parla continuamente di cose che non ci sono, ma ne parla con tale fervido entusiasmo e con tale entusiastica convinzione che è come se ci fossero, di fatto le edifica lui. Semplicemente col gesto del pensiero. Raccontare con precisione di dettagli di un quadro che non è mai stato dipinto, specificando addirittura in quale museo si possa trovare, ad esempio, è tipico della patafisica. Raccontare le mille peripezie per ritrovare un tesoro che non è mai stato seppellito è puramente patafisico. Illustrare, ad esempio, con vibrante emozione una musica mai scritta da nessuno è decisamente un gesto patafisico. E allo stesso modo, parlare di una storia d'amore che ha segnato per sempre la nostra vita, è sempre patafisica, poiché parlare di una storia d'amore in realtà è sempre parlare di un elemento che non lascerà mai tracce della sua esistenza nello spazio e nel tempo. Idealmente potrebbe quasi non essere mai esistito.